Sono passati 30 anni dalla prima Panda, la Urpanda come direbbero qui in Germania, l'archetipo di una vettura che fece scalpore per la sua versatilità, per il suo essere a disposizione della clientela e soddisfare chiunque con la sua generosità di spazio, di semplicità. Nel 1980 era un abitacolo pressoché vuoto, senza dispositivi di sicurezza attivi, quindi una vettura che si prestava alle trasformazioni più incredibili dei sedili e anche la plancia era fatta pressoché di tessuto. Oggi ci troviamo con un oggetto molto solido, molto ben costruito, dove il design rispecchia la nostra attitudine di creare oggetti molto familiari, molto simpatici, ma allo stesso tempo molto tecnici. Penso che sia il miglior compleanno di Panda debuttare dopo più di 30 anni con un oggetto che anticipa tutte le caratteristiche di sicurezza, di guidabilità, un prodotto senza fronzoli con un design che punta decisamente all'esperienza d'uso positiva. Ecco, questo è il miglior legame con la Panda di allora, proprio l'attenzione e la dedica a una esperienza d'uso completamente positiva e assecondante per chi la guida, per chi la abita. E quindi bisogna scoprire questo interno vivace fatto di contrasti per ricollegarsi mentalmente all'oggetto alle mie spalle, cioè una Panda del 1980 che allora iniziò questa felice avventura di un modello che non cessa mai di piacere.